Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Leggermente. Questa sera abbiamo il piacere di avere ospite con noi Paolo Pellicini. Paolo Pellicini, che ha già pubblicato diversi libri per la Flamingo Edizioni e che a Natale 2023 è uscito con questo romanzo, Ho parlato con l'ombra. Ciao Paolo, grazie di essere qui con noi. Ciao Luca, grazie a voi di tutto, come al solito. Per prima cosa, io ti vorrei chiedere com'è nata l'idea di questo romanzo. Allora, il romanzo è nato da fondendo, diciamo, due miei interessi particolari. Il primo è un argomento che seguo anche come docente e insegnante, cioè la crescita affettiva, lo sviluppo dell'affettività. E quindi è un romanzo che ha un romanzo di formazione, di crescita del protagonista dal punto di vista affettivo, e dall'altro è un romanzo thriller, quindi è sia un thriller che un romanzo di formazione. È un thriller che riguarda la problematica fondamentale e la questione ecologica, è di fantasia, diciamo, come opera, e quella ecologica di produzione di energia. E diciamo che il protagonista si trova invischiato in questa vicenda a suo malgrado. Il protagonista è un ragazzo che compie 19 anni, che finisce il liceo, le superiori a Firenze, e decide di girare il mondo in bicicletta con un suo amico, un altro ragazzo, il quale è invischiato in qualche modo in vicende un po' strane, un po' losche. All'inizio del romanzo trovano subito a scuola una ragazza vittima, una vittima sul pullman, e da lì in poi il protagonista è invischiato in questa vicenda, suo malgrado, ripeto, dove alla base di tutto vi è questa setta che gestisce, vuole gestire il monopolio della produzione energetica, mentre c'è chi vuole produrne un'alternativa pulita. E insomma, il suspense del thriller è che il protagonista si trova invischiato in questa vicenda e cercherà di smascherare questa setta. È un po' un miscuglio comunque tra questo suspense del thriller con diverse vittime, ahimè, e questa continua crescita comunque anche affettiva del protagonista e del ragazzo. In fase di realizzazione di questo romanzo ci hai chiesto di impaginare in un certo modo il libro. Abbiamo infatti scelto come criteri quelli dell'alta leggibilità. Noi come casa editrice abbiamo subito accettato questa proposta e prova a spiegarci, diciamo, perché era importante secondo te avere Sì, un'impaginazione più fruibile. perché allora, esatto, perché è un romanzo, diciamo, che è rivolto a tutti, in particolare però, diciamo, a un target giovanile. Essendo io un docente, un insegnante, ho cercato di scrivere un romanzo, che potesse essere, diciamo, leggibile da parte dei giovani, il che significa che il romanzo ha un particolare linguaggio, giovanile, mai banale, in certi momenti anche poetico, ed è scritto in questa modalità, vi ho chiesto nell'alta leggibilità, perché ormai è sempre più consueto, diciamo, la difficoltà di alcuni ragazzi a leggere, ed è emersa, appunto, lo sapete, il problema di dislessia della lettura, e è una tematica a cui sono molto legato come formatore, e quindi per far leggere, ho pensato, certo, voglio far leggere i ragazzi, però ci sono anche quei ragazzi che fanno fatica a leggere, e allora ho chiesto a voi, alla Flamingo, di poterlo stampare in versione di alta leggibilità, il che significa caratteri più grandi, spazi più grandi, una lettura facilitata, e questo penso che possa far piacere a quei ragazzi che hanno più difficoltà nella lettura. Certo. Proprio nel fatto che questo libro ha come target il mondo giovanile, diciamo, si vede la tua doppia natura di scrittore e di insegnante. Avendo tu molto contatto con i giovani, infatti, hai anche una certa dimestichezza con il linguaggio giovanile che emerge proprio in questo romanzo. Allora, prova a spiegarci perché, diciamo, come si coniugano queste due anime di Paolo Pellicini nel romanzo. Ma allora,
Sono un insegnante in particolare di psicologia, per cui sono vicino ai ragazzi riguardo ad alcune tematiche. Una è quella che abbiamo detto dell'affettività, e poi nel libro ci sono anche altre tematiche giovanili. Diciamo che ho sempre anch'io quest'animo giovanile come scrittore, e come persona, perché i ragazzi partono a girare l'America, la Grecia e altri luoghi in bicicletta. Quindi c'è questa idea del viaggio che è molto cara ai giovani, il viaggio. Il viaggio è un simbolo, e come tutti i viaggi si viaggia per vari motivi, ci sono tanti motivi per cui viaggiare, no? In questo caso loro non ne potevano più del liceo, partono per fare un'avventura, ma si trovano poi invischiati in questo thriller. Un'altra tematica di fondo, giovanile, a me molto cara, è l'amicizia, che è chiaro che i giovani hanno come tematica principale l'amicizia, e anche qua si respira nel libro tra il protagonista, il suo più caro amico Paul, che è il suo alter ego, e poi un altro carattere tipico del romanzo è anche la presenza della musica, perché il protagonista suona, anch'io suono, quindi è chiaro che tanti lati del mio carattere si riversano anche nel romanzo. E la musica è un altro, diciamo, di quelle tematiche che molto care ai giovani. Quasi tutti i giovani ascoltano musica, e quindi ho fatto un po' un cocktail di temi di fondo cari ai ragazzi. Un'altra questione a cui tenevo era sempre riguardo al linguaggio e alla strutturazione del romanzo. Il romanzo è strutturato in capitoli, a loro volta suddivisi in brevi paragrafi, perché anche qua i giovani ti chiedono sempre: ma quanto è lungo il romanzo? Quanto è lungo? Loro vivono molto di immagini, di social, eccetera, più che di lettura. Ecco, il mio scopo è proprio quello di riuscire a farli leggere, però non in modo banale, perché ci sono passaggi, diciamo, poetici in qualche modo, e anche con un linguaggio, diciamo, certamente con delle loro espressioni, però poi anche, ripeto, poetiche o anche simboliche. Quindi queste due, ecco, questo è il mio aspetto da scrittore, che però è legato a questa vicinanza ai ragazzi. Per curiosità, quanto c'è di Paolo Pellicini giovane invece in questo romanzo? Ma c'è tantissimo. Io tra l'altro, come tu sai, sono appassionato di scrittura e ho tanti altri romanzi in cantiere, in particolare legati al viaggio. Ma perché a me piace viaggiare in bicicletta soprattutto, mi piace la musica, le tematiche dell'amicizia e poi molte, molte tematiche legate all'aspetto psicologico, perché di ogni tipo, a partire dalle questioni di oggi, dall'ansia anche che i ragazzi provano, o attacchi di panico, oppure comunque a qualunque altra tematica, diciamo, psicologica legata ai giovani. Certo. Questo è quanto, diciamo, c'è molto di me nel romanzo, e ovviamente c'è tutta una parte di thriller e di fantasia, che quello è legato proprio alla fantasia. Certo. E hai anticipato che hai molte idee in cantiere in questo momento. Ci puoi fare qualche Sì. anticipazione? Sei dei Nel romanzi, dei senso che saggi. sì, mi piacerebbe scrivere un altro romanzo dove i protagonisti sono sempre dei ragazzi giovani e sempre in viaggio, questa volta a piedi, diciamo sempre in Toscana. Non è strana questa cosa, perché poi in fondo un lato, per esempio, del sottoscritto è toscano da parte paterna. E quindi ci sono dei cammini a piedi da fare, però i protagonisti sono sempre dei ragazzi con il loro carattere, la loro personalità e l'intreccio delle vicende. Questo è di più non posso dire, perché questo, diciamo, è quello che avrei in mente come prossimo lavoro,
Devo dire che se c'è una cosa bella anche per i giovani è proprio quella di scrivere e di poter essere, mentre si scrive, liberi di poter viaggiare con la fantasia. Io ho avuto la fortuna di poter fare un percorso di psicoterapia legato molto all'immaginario, sì, e quindi ho sviluppato la fantasia e questo mi piace molto. Sentirmi molto libero è un'altra cosa, anche questa giovanile, sentirsi liberi di viaggiare con la fantasia in mondi paralleli, cercando di esprimere un po' se stessi. Certo. Peraltro ricordo che a chi ci ascolta che tu hai partecipato come studente alla nostra prima edizione della Scuola di Scrittura Creativa. Sì, è vero, è stato per me formativo. Ringrazio ancora la Flamingo per questa possibilità. Io avevo già scritto dei libri, in particolare dei saggi, ma è stato comunque molto formativo trovarmi a contatto con, dei ragazzi, poi tanti, ma anche adulti che c'erano, sia adulti che giovani, e lo consiglio a tutti, perché è un bel momento per mettersi in gioco e creare. Tra l'altro, quanto è stato fatto l'altro anno in questo corso mi è ritornato utile, in particolare per caratterizzare il protagonista con un particolare, e quindi di questo sono molto contento. Direi che lo rifarei, avessi sempre tempo, lo rifarei volentieri. Grazie Paolo. Volevi aggiungere Grazie a voi. qualcos'altro sul tuo romanzo? Ma che dico quest'ultima cosa Sì. sempre sul linguaggio, che è la tematica a me più cara, che c'è tanto linguaggio anche in questo romanzo simbolico. Per esempio, a partire già dal titolo, no? Ho parlato con l'ombra, già anche l'ombra, tipicamente archetipo junghiano, quindi già nel titolo c'è qualcosa di simbolico. Poi, ripeto, il viaggio, l'amicizia, sono tutte tematiche molto molto simboliche, il che significa con tante, diciamo, rimandano a qualcosa di più profondo e di tanti significati. È un linguaggio al quale simbolismo, faccio ricerca su questo ambito, ed è un linguaggio che mi piace molto, e che rimanda, diciamo, ad una sfera superiore al fisico, e niente, questo ci tenevo molto a dirlo, perché sul linguaggio, nonostante ciò, è un linguaggio in questo romanzo giovanile, in modo tale da venire incontro ai ragazzi. E poi ringrazio ovviamente la Flamingo per la possibilità della pubblicazione e la solita disponibilità e gentilezza. Ringraziamo noi te, Paolo, per aver scritto questo libro e per averlo voluto pubblicare con noi. Grazie a voi. E Grazie Luca. ti ringrazio anche per essere stato qui con noi per questa brillante intervista. E saluto i nostri spettatori e li rimando alla prossima puntata di Leggermente. Buona serata. Buona serata a tutti e buona lettura.